Allora, è un grande piacere dare il benvenuto e il buongiorno all'avvocato Maria Luisa Missiaggia. Buongiorno avvocato. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, è stato un grande piacere accoglierti per un motivo semplice, perché adesso discutiamo un argomento che sta a cuore a tantissimi: il divorzio e la separazione. Prima la separazione. Brava, prima la separazione, esatto. E poi il divorzio. Allora, perché abbiamo piacere che sia qui oggi l'avvocato Missiaggia? Perché è uno dei più brillanti avvocati matrimonialisti che circolano in Italia. Ovviamente il suo curriculum è pieno di esperienze interessanti nel merito, che poi hanno dato luogo, ne parleremo dopo, hanno dato luogo anche ad un'opera letteraria dell'avvocato Missiaggia. Ecco, io vorrei iniziare con te, cara Maria Luisa, a parlare proprio della separazione e del divorzio, perché tu la poni in una maniera che è decisamente molto sdrammatizzata per rapporto a come la si affronti normalmente. Sì. Invece tu indichi altre strade, altre vie. Sono certo che chi ti sta ascoltando sono tantissimi, e altrettanto numerosi sono coloro i quali hanno in merito una vicenda propria. Propria e dolorosa. Di solito il cliente che viene in studio è una persona addolorata, una persona in crisi, spesso molto arrabbiata, che vuole distruggere l'altro partner e quindi vuole trovare sicuramente il modo migliore legale per avere la meglio. E questa impostazione sicuramente non favorisce lo svolgimento di relazioni, soprattutto se ci sono ragazzi, minori, adolescenti, tra le parti, anche per noi avvocati. Diciamo che la mia impostazione è un'impostazione consensuale, cioè voglio far comprendere alla persona che è in crisi che è necessario considerare le motivazioni che hanno portato a questa crisi, quindi essere protagonista di quello che sta succedendo e non addebitando sempre all'altra persona, quindi al coniuge, certo, le motivazioni del disagio, della non comunicazione, del conflitto, e assumersi la responsabilità e trovare la soluzione. Cioè, nel momento in cui una persona si rende conto di aver voluto lui stesso il momento in cui si trova, è più disponibile anche a trovare delle soluzioni alternative che non siano litigare. Ora, non sempre è così, no? Non sempre è così, quasi perché mai. Quasi mai, perché c'è sempre un carnefice e una vittima, da cui poi i rancori più o meno che si palesano, da cui poi la revanche, no? Sì, diciamo che l'impostazione è sempre questa. Perché noi in Italia, ma insomma forse in Occidente, non abbiamo molto una visione della corresponsabilità di quello che accade. Siamo sempre portati a delegare le responsabilità a terzi e quindi ad essere molto maleducati negli eventi che ci succedono. È come se noi non fossimo mai i protagonisti di quello che viviamo. È verissimo. E quindi è chiaro che se ci succede qualcosa di brutto è normale che la colpa sia dell'altro. Sempre. È verissimo. E quindi è normale che l'altro debba pagare un prezzo che di solito viene sempre ad essere un prezzo tradotto in un prezzo economico, no? E quindi revanche sul mantenimento, utilizzo poi dei minori quando questo mantenimento non arriva, quindi abbiamo sempre questa impostazione di solito di uomini in fuga dall'assunzione delle proprie responsabilità perché si sentono presi d'assalto, donne che si sentono mortificate perché non riescono a far comprendere la necessità anche di una contribuzione, e in tutto questo ragazzi, adolescenti completamente in balia di un disagio. Che manifestano apertamente con disturbi della concentrazione, dislessie, dipendenze da sostanze stupefacenti e quant'altro. Allora, poi parleremo di come separarsi con amore, però ti voglio anche sottoporre un altro aspetto della vicenda. Tu prima hai citato l'uomo che si sottrae nell'ambito delle sue possibilità, e se si sottrae potendolo fare un uomo che vale veramente poco, questo al cospetto intanto
dei figli, ma perché no, anche della donna con la quale ha condiviso un sentimento, quindi vale molto poco potendolo fare se si sottrae. C'era però un altro aspetto: molte volte adesso siamo al cospetto di persone, uomini, che non hanno più risorse economiche, sì, perché sono decisamente, sì, demoliti da quella che è la sentenza del giudice, che senza dubbio comunque va sempre pro domo femmina. Sì, questo è un grosso diciamo problema che noi in Italia abbiamo, e alcuni colleghi, tra cui me, sta seguendo con attenzione, perché la maggior parte dei miei clienti sono uomini. Io credo molto nell'affido condiviso, ma l'affido condiviso reale e non sulla carta, e quindi anche nella possibilità della collocazione del minore presso il padre anziché la madre, perché il problema della contribuzione, del mantenimento, della difficoltà anche di trovare situazioni comuni è dato dal fatto che di norma, nel 90% dei casi, il bambino viene affidato alla madre. Alla mamma, sì. E che come genitore collocatario ha ovviamente diritto ad ottenere un contributo di mantenimento per sé nel caso in cui non lavori e per il ragazzo. Ovviamente. Ovviamente. E questo è, oltre a esserci l'assegnazione della casa, sempre nel 90% dei casi ha il genitore collocatario, è chiaro che la persona, in questo caso il coniuge maschio, che deve uscire da casa, magari è proprietario dell'abitazione, deve pagarsi un affitto, deve contribuire per il minore, non riesce Ci sono casi di disperazione esistenziale. Ci sono casi anche di apertura di qui a Roma, di una casa, come diciamo, no? Famiglia, di accoglienza certo. Per separandi e per separati e divorziati, che però ha un numero di credo 17 posti, sì, quindi limitatissimo. Così limitatissimo. Senti, tu, io mi do del tu con l'avvocato, sì, perché certo, ce lo siamo dato stamattina incontrandoci. Dunque, allora, accade che separarsi con amore è un instant book che troverete sul web, che sta avendo un successo enorme. Io l'ho imparato proprio andando a leggere gli articoli che il Corriere della Sera gli dedica, così come il Messaggero, così come Repubblica, così come i vari siti. Insomma, è un po' il libro del momento. Questo la dice lunga sull'interesse che gira intorno a questa vicenda, quello della separazione e conseguentemente del divorzio. Perché? Perché dentro ci siamo in tantissimi, in buona sostanza. Chi l'ha risolta brillantemente, è ovvio che io quando dico brillantemente parlo sempre della salvaguardia dei figli, dando loro la serenità, sì, che mai deve prescindere, sì, da parte dei genitori. Ma ci sono dentro anche tantissimi i quali invece si stanno dibattendo nel merito. Allora, l'avvocato che ha scritto appunto questo primo ebook, che è una novità della quale parleremo adesso mentre la dirimiamo, l'avvocato Missaggia, usa una chiave anche ironica, e questa è la cosa che a me ha interessato di più, una chiave di alleggerimento, ecco, parlane tu, Maria. Allora, chiave di alleggerimento per affrontare il problema e soprattutto risolverlo. Certo. Perché in un momento storico come quello in cui viviamo, dove non dico il 90% dei matrimoni, ma quasi, trovano sempre un momento di crisi e poi vanno in separazione, e non sempre consensuale, è chiaro che noi tecnici dobbiamo porci il problema di trovare delle soluzioni che non siano acuire il disagio, il conflitto, anche se per cultura, o quasi per tradizione, l'avvocato è quello che dovrebbe alimentare la lite, certo, però io non la vedo così, perché il mondo anglosassone ce lo insegna. I mediatori, i conciliatori, e poi oggi insomma recepiamo anche noi in Italia questa cosa, sono le figure più importanti da un punto di vista della risoluzione delle controversie. Quindi io che cosa ho visto? Ho visto, mutuando il metodo dei 12 passi sulle codipendenze affettive,
E ho visto che rendendo, insegnando ad essere autonomi ai coniugi, si riesce a dirimere il conflitto, quindi l'altro non si dedica alla controparte, si dedica a se stesso, e si allontana nel momento di crisi invece di insistere, e quindi ho anche nella prima parte elencato tutta una serie di errori che di solito si fanno quando si è in crisi e che vanno evitati. Ho dato dei passi. Ecco, per esempio, citiamo gli errori che si fanno quando si è in crisi, partendo dal presupposto che la crisi... Posso citare tutti? No, ovviamente, no. Allora, partiamo da un presupposto. La crisi esplode manifestata dall'insofferenza, no? Esatto. Io mi ricordo, ho letto un libro biografico di Vittorio Gassman, Un grande avvenire dietro le spalle, il quale racconta la sua storia con Anna Maria Ferrero. Disse esattamente questo: capì che non l'amavo più quando mi dette fastidio vedergli sulle labbra la briciola di un cornetto. Ma che cosa succede? No, esatto, per esempio, un esempio del genere, ma come ce ne sono tanti altri, cosa succede quando la vittima, tra virgolette, quella che c'ha la briciola sulle labbra, si accorge che è oggetto di fastidio dall'altro? Nella maggior parte dei casi si chiede: perché ti do fastidio? Peggio, no? Cioè l'altro dice: no, veramente non mi dai fastidio, perché non ne vuole parlare. Certo. E l'altro incalza. Certo. E così si innesca un meccanismo dettato ovviamente dalla paura di perdere la persona, che crea nel soggetto che ha già fastidio una sorta di fuga e non di invito alla conversazione. Quindi, invece di ostinarsi in un momento in cui vedi che l'altro non ti desidera, non lo assediare, allontanarsi e riflettere se sei anche tu che non lo desideri, perché desiderare una persona che non ti desidera? Certo. La cosa più importante è vedere le motivazioni che ti spingono a inseguire chi non ti vuole. Certo. E quindi, primo passo, quando ti rendi conto che la situazione è ingovernabile ed è ingestibile, non restare e sostare nella malattia, ma allontanarsi e non avere paura del futuro, non avere paura del nuovo. Questo io lo trovo un consiglio fondamentale. Sapete perché? Perché è una mia tecnica vigliacca che salvaguarda anche il mio ego nei confronti dei corteggiamenti, nel senso fiuto subito quando c'è la possibilità di andare in gol. Ecco, quando questa viene meno, io vigliaccamente faccio non un passo indietro ma una grande retromarcia e mi pongo in un atteggiamento di distacco che è falso, che è finto. Però questa è un'altra cosa. Ma lascia per, però voglio dire, però ci può stare. Sì, diciamo che il meccanismo di inseguire chi non ci vuole va interrotto, perché poi porta l'equazione a ripetere, a cercare eventualmente un secondo partner che non ci rispetta e quindi non accetta chi siamo e ci facciamo mettere sotto schiaffo. È così, è esattamente questo, così. Questo è il meccanismo. Sì, è il meccanismo, è il primo passo, quindi distaccarsi poi favorisce anche la consapevolezza di quello che sta succedendo, perché noi inventiamo anche realtà che non esistono per i nostri bisogni. Hai voglia. Quindi abbiamo bisogno di non stare da soli e ci inventiamo di voler stare con nostro marito, con nostra moglie, troviamo delle realtà meravigliose quando poi di fatto non stiamo bene. E quindi allontanarsi come primo passo. Secondo passo è pensare e visualizzare pensieri positivi di creazione spirituale ed individuale diversi da quelli che abbiamo sempre fatto, perché in questo libro io sostengo che siamo noi che abbiamo causato tutto quello che ci è successo, quindi ripercorrendo a ritroso tutto il nostro cammino ci accorgeremo che i motivi che ci portano ad essere quelli che siamo oggi, che forse non sono così positivi, sono stati determinati da nostri comportamenti, nostre azioni. Certo. Quindi, riflettendo su questo e poi adottando